Ciao a tutti, mi viene da piangere, è andata via tutta la neve, guardate che roba. Vabbè, l'altra volta ho accennato al discorso della Crimea, che avrei voluto approfondirlo, allora lo faccio adesso brevemente. Anche qui si tratta un po' di propaganda, nel senso che una propaganda un po' al contrario, nel senso che sono state taciute alcune cose che secondo me per voi sarebbe interessante sapere. Si dice che la Russia è stata sanzionata per aver annesso la Crimea in modo illegale. E questo sembra giusto, però dopo ci sono altri fatti che, se li conosciamo, fanno apparire la questione sotto una luce un po' diversa. Allora, innanzitutto, non c'è stata un'azione militare. Non ci sono stati combattimenti in Crimea, non è morto nessuno. I soldati, la polizia, tutti gli ufficiali ucraini che si trovavano in Crimea, non so se sono tutti, ma la stragrande maggioranza di questi sono semplicemente passati alla Russia. Non hanno fatto protesta, anzi sono stati quelli che hanno guidato questa annessione, continuo a chiamarla così. Non si parla nei telegiornali e nei giornali, in tutti i media, non si parla della gente della Crimea, non si dice se sono contenti di questa annessione, se sono contrari. La volontà popolare viene completamente ignorata. Ricordo che c'è un principio delle Nazioni Unite che è il principio, anzi il, come si chiama? Il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Questo dice, dopo è soggetto a molte interpretazioni, chiaramente, però quella prevalente è che ogni popolo ha diritto alla sovranità, a decidere per sé. Allora, dopo chiaramente si tratta di vedere se la gente che abita in Crimea è un popolo oppure no. E qui bisogna un po' andare a guardare la storia. Vabbè, ma a parte questo, forse qualcuno sa che c'è stato un referendum in Crimea prima dell'annessione. Il Parlamento, che già si chiamava così Repubblica Autonoma di Crimea, aveva indetto un referendum per votare se entrare a far parte della Russia oppure stare con l'Ucraina, anche se anche questa seconda scelta era già diversa perché era stare con l'Ucraina ma già più indipendenti di come erano. Ecco, diciamo, l'indipendenza la volevano praticamente in ogni caso. E la stragrande maggioranza delle persone ha votato per entrare a far parte della Federazione Russa. Qui ovviamente si può dubitare, nel senso che si può dire che questa votazione sia stata pilotata o magari anche falsata. Tutto si può dire su questo. E anche la critica che secondo me è più valida è che è stata fatta molto in fretta, quindi non c'è stato il tempo per un vero dibattito pubblico. Mi pare ci sono state 2 settimane tra l'annuncio del voto e il voto, quindi è stata una cosa molto veloce. Questo è sicuramente criticabile. Ma poi ci sono stati anche dei sondaggi condotti da agenzie occidentali che hanno dimostrato in un margine d'errore molto basso del 3%, che la stragrande maggioranza, diciamo un 80% della popolazione della Crimea, è felice di stare con la Russia e se tornasse indietro voterebbe ancora per unirsi alla Russia. Questo chiaramente dal termine, per il punto di vista magari legale, può non essere così importante, però è una cosa che se sapessimo ci
ci potrebbe indurre a una valutazione diversa su tutta la situazione. Perché? Beh, perché c'è il precedente del Kosovo. Anche qui, il Kosovo nel 2000, non mi ricordo, 2005-2006, ha votato per l'indipendenza dalla Serbia. Ovviamente la Serbia era contrarissima. Anche questa si dice che fosse illegale. Il Kosovo non era una regione che avesse legalmente diritto a prendere questa decisione, però l'hanno presa. Cambio un po' il microfono perché ho paura che ci sia un vento terribile. Hanno preso questa decisione e gli Stati Uniti, e la NATO l'hanno supportata e l'hanno accettata, e quindi ha creato un precedente. Tra l'altro, un precedente ancora diverso da quello della Crimea, perché la cosa bella è che in Kosovo non c'è stato un referendum. Non c'è stato un referendum, è stato il Parlamento regionale del Kosovo che ha votato per l'indipendenza. Un po' come se il Consiglio regionale del Veneto votasse per l'indipendenza. Voi capite benissimo che è una cosa un po' diversa dal referendum, ecco. Vabbè, queste sono le cose che volevo dirvi, magari dal punto di vista legale non cambia molto, però sono quelle cose che se consideriamo ci fanno vedere la faccenda sì, con occhi diversi, magari forse era giusto chiedere alla gente della Crimea da che parte voleva stare, ecco. Vi saluto, ciao a tutti.